abito meraviglioso. Ah, è perfetto per la nostra principessa Twilight. Ho messo abbastanza gioielli. Sarà davvero meraviglioso. A Twilight piacerà di sicuro. Opal, invece di stare lì, potresti aiutarmi, per favore? Opalesses, mammina vuole che tu mi aiuti un pochino, d'accordo? Lo sai, è vero che sto facendo tutto per una principessa e tu non fai altro che stare lì seduta come se fossi in letargo. Allora, vieni invece di dormire. Non sei per niente gentile, Opalesses. Lo sai che tra pochi giorni è il compleanno di Twilight? Va bene, fra tantissimi giorni è il compleanno di Twilight, però io voglio farle qualcosa di speciale. Ormai è una principessa, non posso regalarle vestiti brutti e inutili. Ma d'altronde tra poco è anche il compleanno... Non è il compleanno di nessuno, tranne il mio. Tra pochi giorni è il mio compleanno e vorrei tanto fare qualcosa di davvero speciale. Beh, qualcosa mi inventerò. Oh, chi sarà adesso? Oh, avanti! Salve, signorina Rarity. Lei è Rarity, giusto? Lyrica! Lei è Lyrica, la famosa suonatrice di lira, non è vero? Quella che ama tanto i vestiti! Sì, sono proprio io. Caspita, questa è l'occasione che aspettavo da una vita! Mi dica cosa posso fare per lei? Oh, niente di speciale, davvero. È mio figlio, di secondo grado, diciamo, più o meno. Non è proprio mio figlio, ma diciamo sì, è mio figlio. Sì, cosa posso fare per suo figlio? Beh, non può rimanere a casa con me, ho moltissimo lavoro da fare. Ma ormai è grande, è un bel pony, ma... Ecco, io devo fare molti viaggi e lui non può rimanere a casa da solo, perché potrebbe combinare qualche pasticcio. Lo so, è molto strano da dire, ma è così. Voglio eliminarlo, diciamo, quindi volevo portarlo a casa sua, visto che anche lui ama molto la moda. Lui ama la moda? Ok, potrei conoscerlo. Ma certamente, è molto educato, non si preoccupi. Forza, vieni qui. Sì, mamma, eccomi, sono arrivata. Bene, allora, lui è Frank. Salve, signora. My little pony, my little pony. I used to wonder what friendship could be. Until you all shared its magic with me. Big adventure. A beautiful heart. Allora, dunque, dove eravamo rimasti? Ah già, lo porterò qui da te per un po', non ti dispiace, vero signorina Rarity? Se crea qualche disturbo non si preoccupi. Oh, no, 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 nessun disturbo. Ehi, benvenuto. Chiedo scusa per questa mia pettinatura, ma mi sono svegliata di buon mattino per cucire questo nuovo abito. Posso vederlo? Ma certo, è per una mia amica di Ponyville. Le voglio molto bene, quindi volevo fare un abito molto elegante. Oh... Davvero niente male, mio figlio apprezzerà tutti questi oggettini preziosi. Ora devo proprio andare, ma credo che voi due starete bene insieme. Insieme, intendo, a casa vostra, signorina Rarity. Ma certo, nessun problema. Molto bene. Allora, figliolo, mi raccomando, fai il bravo. Mamma, sono grande ormai. Sì, però voglio ricordarti cosa hai fatto l'ultima volta. Quello è stato un incidente. Non mi interessa, ci vediamo più tardi, signorina Rarity. Più tardi intendo tra una settimana. Oh, non c'è fretta. Faccia con comodo, signorina. Oh, perfetto. Salve, signorina Rarity. Oh, è un vero piacere fare la vostra conoscenza. Anche per me è lo stesso. Allora, per chi è questo abito? È molto bello. Oh, questo abito? Oh, è un vecchio modello, niente di particolare comunque sia. È per una mia amica di Ponyville. Vorrei tanto conoscerla, vorrei conoscere molte delle sue amiche. Oh, le conoscerà tutte se vuole, io sono amica con tutti i pony. Perfetto. Quella laggiù è la mia amica Fluttershy. La 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 la.
Sembra simpatica, ama la natura, dico bene? Oh sì, le piacciono molto gli animaletti e tutto il resto. Bene, procediamo? Oh sì sì, certo, venga pure. Coraggio Apple Bloom, passami le altre, coraggio, forza! Oh ciao Rarity! Sì, educata Applejack, questo è Frank, sì, Frank ti presento Rarity, lui è un amante della moda. Siete un principe? No, indosso la corona per pura bellezza, tutto qui, voglio essere elegante quando mi presento ad altri pony. Oh, è un vero piacere conoscerla. Oh, forza Apple Bloom, coraggio! Yee-hoo! Mi sono scordata le mele. Coraggio! Non ci faccia caso, Applejack è fatta così. Molto atletica. E chi è quella laggiù? Oh, quella. Guardate, adesso salto e tocco il soffitto. Quella è Pinkie Pie. È molto strampalata, lo sappiamo, è fatta così. Aspetta, l'ho presa, prendo la mia coda, prendo la mia coda. Ai. Oh, poca grazia, ma sembra molto simpatica. Oh sì, lo è, ma sì, come avete detto voi, è poca grazia. Ora, vorrei vedere le altre, se ne hai altre. Oh, ma certo, ne ho tantissime. Mi segua, prego. Ma certo. Chi è quella lassù? Ah! Ehi, Rarity! Ehi, Rarity, hai trovato il fidanzato? Rainbow Dash non mi pare il caso, e comunque lui non è il mio fidanzato. No, decisamente no. Siamo conoscenti da poco. Come ha detto lui? Beh, è un vero piacere, io sono Rainbow Dash. Siete un principe? No, indosso la corona per bellezza. Oh, che noia. Oh, perdonatela, ma sapete, lei è molto atletica. Sì, l'ho notato. C'è qualcun altro da conoscere? Oh sì, la mia ultima amica, la più sapientosa di tutti. Sapientona. Twilight? Oh, ciao Rarity, cosa fai qui? Volevo presentarti un mio nuovo amico, diciamo conoscente. Ecco, lui è Frank, e credo che siate lieti di fare la sua Rarity, stai balbettando. Certo, credo che tu sia lieta di fare la sua conoscenza. E lei chi è? Lei è Twilight Sparkle, una mia grande amica di Ponyville. È un piacere fare la vostra conoscenza, signore. Signor Frank, chiedo scusa. Twilight Sparkle, ma è un bellissimo nome. Eh? Beh, grazie, è un piacere. Mi dica, lei è un unicorno che sa fare ottime magie, dico bene? Sì, non sono molto brava, cioè mi sto ancora allenando. Oh, che modestia, è favolosa. Mi dica, le piace leggere? Oh sì, mi piace leggere, perché? Oh, io amo leggere. Questo libro, per esempio, l'ho già letto, Incantesimi e Unicorni Magici. Davvero, l'avete già letto? È un piacere. Oh, vi prego, non mi date del lei o del voi. Datemi pure del tu. Va bene, Frank. Frank, allora credo sia arrivato il momento di andare a casa. Comunque, è un piacere, potrei vedere casa vostra. Ma credevo che Rarity ti avesse detto di andare a casa sua. Esatto, dobbiamo proprio andare a casa, Frank, vieni. Oh, prima per favore vorrei vedere casa sua, se non ti dispiace, Twilight. No, non mi dispiace, venite pure da questa parte. Oh, oh, arrivo subito. Aspettatemi! Ecco, questa è la mia casa. Chiedo scusa se è un po' in disordine, ma stavo finendo di leggere questo libro. Non importa, signorina Twilight. La vostra casa è un albero davvero meraviglioso, l'albero più bello che io avessi mai visto. Beh, grazie. Frank, possiamo andare, per favore? Prima una sola cosa. Voi... Sì? Voi avete già un fidanzato? Io... Io... Beh...
Twilight, di sì, altrimenti te la faccio pagare cara. Sì, ho già... si chiama Flash Sentry. Flash Sentry, non l'ho mai sentito nominare. È lontana da qui, insomma, non vive proprio qui, cioè... sì, siamo molto innamorati. Oh. Capisco. Bene, possiamo anche andare. Andiamo, forza! Ti raggiungo! Twilight, cosa c'è, Rarity? Tu stavi cercando di soffiarmelo, vero? Era il mio grande amore, il primo che io avessi mai avuto a casa mia! Io non so di cosa tu stia parlando, cioè, ha fatto tutto da solo, io non ho fatto niente. Non mentire a me, ti ho visto, stavi cercando di arraffarmelo, vero? No, io non... Stammi a sentire. Sono stufa dei tuoi libri. Tu hai la mente, ma io ho il corpo. Tu sei molto strana. Sarai anche una principessa, ma io rimango sempre la più bella di tutta Ponyville. Prova di nuovo a parlarci e ti giuro che non rivedrai l'alba di domani. Hai capito? Sì. Bene. Rarity è gelosa. Ci mancava solo questo. Vediamo un po'. Allora, questione di gelosia. Ah, gelosia. La gelosia è una reazione che capita a molti pony quando vorrebbero che qualcuno piacesse a lui stesso invece che a un altro. Oh, è quello che succede a Rarity. Oh. A volte i pony dimenticano perfino perché sono lì. Dimenticano i propri amici e pensano solo a se stessi e al proprio amore. Se questo dovesse accadere, il pony che è contagiato da questa gelosia non può tornare indietro. Altrimenti potrebbe fare qualcosa di molto brutto, soprattutto se è un unicorno. Oh, Rarity.